Ciao ragazzi, grazie per aver ascoltato Tarnap. Il vostro affetto mi è arrivato tutto e grazie per le vostre parole molto incoraggianti, per me sono davvero benzina. Ecco le quattro cose più importanti della produzione di Tarnap, che per me sono essenziali. Iniziamo col dire che il ritmo in 12 ottavi, con un feeling abbastanza poliritmico, è quasi un 3 su 2, quasi questo. Sull'intero body agisce un effetto di sidechain compression fatto in modo abbastanza anomalo utilizzando Shaper, che è un generatore di inviluppi. Ho scritto l'inviluppo in griglia, garantendo così un feeling terzinato, e questo inviluppo va a modulare un utility gain in negativo, quindi abbiamo una sorta di effetto di pompaggio, però con un feeling terzinato. Ecco, funziona così. Altra cosa molto importante per la tessitura ritmica è questa arpeggiatura in 24esimi, dove c'è un particolare processing. Abbiamo un rack di effetti dove all'interno abbiamo un riverbero, un grain delay, un autofilter e un'altra istanza di Shaper. Shaper modula sia il filtro sia il dry wet del riverbero. Quindi accade che durante questa frase suonata dall'arpeggiatore abbiamo il riverbero che bagna la frase sulla fine e il filtro che si apre. Inoltre il grain delay prende dei granuli di questo suono e li piccia su ottave più alte, senza la catena d'effetti. Punto 2. Il pezzo mi viene male maggiore e ha questa sensazione di felicità, ma anche nostalgia, ma anche di romanticismo. Questo è percepibile già dai primi accordi, dove abbiamo il quarto grado, poi il quarto grado minore con la sesta. Quindi abbiamo la bemolle maggiore, la bemolle minore sesta. Primo grado. Diventa dominante e ritorna sul quarto. In questa seconda parte della progressione armonica invece troviamo anche delle dominanti secondarie. Abbiamo un quinto grado del sesto, alterato. E abbiamo anche il quinto del quinto con l'undicesima diesis. Terza cosa molto interessante sono le drums, dove abbiamo un set di campioni che non hanno una contestualizzazione di genere ben precisa. Un suono molto caratteristico di Tarnap è questo snare col riverbero ricampionato. Come vedete, ho impostato il campionatore in modalità gate in modo da poter mozzare a mio piacimento la coda del riverbero. Possiamo sentire questo effetto in questa clip. Inoltre, questo broken hi-hat, che è stato realizzato facendo un downsampling di un hi-hat, che è stato successivamente intonato. Il solo nella progressione di questi accordi rappresenta un'estensione per tutti gli accordi, quindi va benissimo sempre. Altra cosa molto interessante è stata realizzata sull'intro, dove c'è una sorta di synth che emula più o meno una Juno 106, e questo synth si apre tramite un filtro. Abbiamo l'LFO del filtro che si muove in dodicesimi, quindi fa compiere al filtro questo movimento, e poi abbiamo un secondo LFO invece che ne regola il macro colore, muovendo la frequenza del filtro. Inoltre il parametro resonance di autofilter è impostato su un valore abbastanza alto e questo rende il filtro abbastanza parlante. Altra cosa molto importante di questo suono è una sorta di movimento del pitch per escursioni di ottava scritto direttamente nella clip. Ho associato il pitch dell'oscillatore alla module e ho scritto un'automazione della module direttamente nelle clip. Grazie per aver seguito e vi saluto. Ciao!